Questa 2K mi sta facendo impazzire. Salve a tutti cari amici di The Opposite Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice Jack. Oggi non sono accompagnato da Michele Peppino perché sto facendo un video extra, un video che non era in calendario, un video che va a sostituire quello di ieri. Quello di ieri, ragazzi, dimenticatevelo, potete anche dimenticarvelo. Anzi, probabilmente lo cancelleremo anche dal canale, perché appunto questo qui lo sostituisce. Devo rispiegarvi delle cose molto importanti, quindi seguite bene il video, perché Abusive Mania dipende anche da questa cosa, che secondo me è molto bella da fare tutti insieme. Per chi ha appunto, ecco, una cosa importante, dovete avere appunto la PlayStation 4, il Plus e le capacità di creare un'arena. Quindi ragazzi, voi dovete creare lo show, è quella lì la cosa che abbiamo cambiato, perché dovete creare lo show, che all'interno dello show ovviamente c'è l'arena. L'arena, per crearla, per farla in stile Abusive Mania, servono dei loghi, i loghi nostri. Quindi per avere i loghi, voi dovete, cos'è che dovete fare? Questo qui l'abbiamo spiegato anche ieri, dovete andare in creazione community. Molti di voi hanno fatto fatica a trovare i loghi, adesso vi dico come riuscire a trovarli. Voi andate in arene, fate triangolo, fate cerca e mettete l'hashtag Abusive Mania loghi, tutto attaccato, mi raccomando, non sbagliate a scriverlo. E poi fate cerca. Adesso me li ha trovati tutti e quattro in una botta sola, quindi ve li mostro subito. Allora, ne abbiamo caricati di due tipi. Uno è caricato, no, sono due arene uguali, solo che uno l'ho caricato io e uno l'ha caricato Michelle. Allora, questo qui è quello caricato da me, e qui trovate, scaricandola, vi scarica anche i loghi. E idem quella caricata da Michelle. Se non riuscite a trovarla, ragazzi, cambiate più volte il filtro, andate in ordine. Per esempio, se io adesso faccio più recenti, probabilmente non me le trova. Vedete che me ne trova solo tre? Voi giocate con questa roba dei filtri e vi saltano fuori, non preoccupatevi. Una volta scaricate, come vi ho detto, vi scaricheranno anche vi si scaricheranno anche i loghi. Allora, una volta scaricate, andate in appunto arena e create la vostra Abusive Mania. Potrete appunto usare i loghi che avete appena scaricato. Una volta creata, ragazzi, andate in show, nuovo. Un secondo che carica. Andate in show, nuovo, e appunto qui andate a personalizzare ancora con le varie cose. E poi in arena mettete quella che avete appena creato e poi fate accetta. Mi riferisco adesso alle persone che hanno già creato l'arena e l'hanno già caricata. Dovete solamente andare in show e fare questo passaggio voi, per chi non ha ancora creato l'arena. Fate solamente questo passaggio e poi ricaricatela nella sezione show. Mi raccomando l'hashtag, ragazzi, molto importante. Ho visto che avete già sbagliato, se avete notato anche voi. Avete già sbagliato. Una volta che caricate Abusive Mania 2, mettete l'hashtag Abusive Mania, basta. Abusive Mania, tutto attaccato. Ho detto tutto, credo. Sono stato molto veloce e basta. Mi sembrava molto più difficile, invece non è poi così difficile. Se avete qualche domanda, ragazzi, fatela qui sotto che vi rispondo tranquillamente. Quindi per oggi è tutto. Avete tempo fino al 25, questa cosa, eh? Create l'arena, lo show e caricatelo tutto entro il 25. Anzi, adesso vi faccio anche un riepilogo. Allora, voi accendete la PlayStation, mettete il CD, mettete il gioco, fate partire, andate in creazioni community, scaricate la nostra arena, così vi scarica anche i loghi. Poi create la vostra, andate in arena e fate crea nuovo. Una volta creata la vostra Abusive Mania, andate in show e l'aggiungete nello show. Una volta creato anche lo show, lo caricate con l'hashtag Abusive Mania sulla community. Credo di aver detto tutto e di non aver sbagliato e di non aver detto qualche cavolata, anche perché è anche tardi. Stranamente sto registrando all'una di notte.
Quindi ragazzi, per oggi è tutto dall'artefice Jack, alla prossima. Ciao belli!